Buongiorno a te nel nome di Cristo Gesù. Oggi è il venerdì 26 di febbraio e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io sono Nicodemo Fabiano e durante questa settimana abbiamo letto la parola del Signore. Abbiamo scoperto come Dio ha rivelato al suo popolo la sua parola, i suoi decreti, la sua legge. Come il popolo che era un popolo di schiavi, ora Dio che prende queste tante tribù insieme e gli sta dando una legislazione perché possono diventare una vera e propria nazione. E anche noi che siamo diventati in Dio, per mezzo di Gesù Cristo, un corpo, una nazione. Abbiamo bisogno di ubbidire alla parola del Signore e essere oggi non più un tabernacolo, neanche un tempio costruito da mano d'uomo, ma essere il tempio dello Spirito Santo, consacrato, ubbidiente al Signore. Ebbene, noi quest'oggi, questo venerdì, leggeremo sempre la parola del Signore e leggeremo Esodo capitolo 29. Quindi leggiamo questa parola benedetta per la nostra, per la mia, per la tua vita. Mi raccomando, metti un like, iscriviti su questo canale, passa parola e accompagna ogni giorno, da lunedì al venerdì, a mezzogiorno oppure dopo mezzogiorno, quando e dove vuoi, parola del Signore. Leggiamo insieme. Esodo capitolo 29, parola del nostro Signore. Questo è quello che farai per consacrarli. Ossia, pensando sempre ai sacerdoti, ok? Questo è quello che farai per consacrarli a me come sacerdoti. Prendi un toro e due montoni senza difetto, dei pane azimi, delle focacce senza lievito impastate con olio e delle gallette senza lievito unte d'olio. Farai tutte queste cose di un fior di farina di grano. Li metterai in un paniere e li offrirai nel paniere insieme al toro e ai due montoni. Farai avvicinare Aarone e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con l'acqua. Poi prenderai i paramenti e vestirai Aarone della tunica, del manto dell'efod e dell'efod e del pettorale e lo cingerai della cintura artistica dell'efod. Gli porrai in capo il turbante e metterai sul turbante il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e l'ungerai. Farai quindi avvicinare i suoi figli e li vestirai delle tuniche. Cingerai Aarone e i suoi figli con delle cinture e asciugherai sul loro capo delle mitre. Assicurerai sul loro capo delle mitre. Il sacerdozio apparterrà loro per legge perenne. Così consacrerai Aarone e i suoi figli. Poi farai avvicinare il toro davanti alla tenda di convegno. Aarone e i suoi figli poseranno le mani sul capo del toro. Sgozzerai il toro davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Prenderai del sangue del toro e ne metterai col dito sui corni dell'altare e spargerai tutto il sangue ai piedi dell'altare. Prenderai pure tutto il grasso che copre l'interiore, la rete che è sopra il fegato e le due rognoni e il grasso che c'è sopra e farai fumare tutto sull'altare. Ma la carne del toro, la sua pelle e i suoi escrementi li brucerai con il fuoco fuori dell'accampamento. È un sacrificio di espiazione. Poi prenderai uno dei montoni, Aarone e i suoi figli poseranno le mani sul capo del montone. Sgozzerai il montone e ne prenderai il sangue e lo spargerai sull'altare tutto intorno. Poi farai a pezzi il montone, laverai le sue interiora e le sue zampe e li metterai sui pezzi e sulla testa. Farai fumare tutto il montone sull'altare. È un olocausto al Signore. È un sacrificio di odore soave fatto mediante il fuoco al Signore. Poi prenderai
l'altro montone e Aaron e i suoi figli poseranno le mani sul capo del montone. Sgozzerai il montone, prenderai del suo sangue e lo metterai sull'estremità dell'orecchio destro di Aaron e sull'estremità dell'orecchio destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano e sulla destra, sull'alluce del loro piede destro, e spargerai il sangue sull'altare tutto intorno. Prenderai del sangue che è sull'altare dell'olio e dell'unzione e ne spruzzerai su Aaron e sui suoi paramenti, su suoi figli e sui paramenti dei suoi figli con lui. Così saranno consacrati lui, i suoi paramenti e insieme a lui i suoi figli e i loro paramenti. Prenderai pure il grasso del montone, la coda, il grasso che copre l'interiora, le rette del fegato e i due rognoni, il grasso che vi è sopra e la coscia destra, perché è un montone di consacrazione. Prenderai anche un pane, una focaccia all'olio e una galletta dal paniere degli azimi che è davanti al Signore. Porrai tutte queste cose sulle palme delle mani di Aaron e sulle palme delle mani dei suoi figli e li agiterai come offerta agitata davanti al Signore. Poi li prenderai dalle loro mani e li brucerai sull'altare sopra l'olocausto come un profumo soave davanti al Signore. È un sacrificio fatto mediante il fuoco al Signore. Prenderai il petto del montone che sarà servito alla consacrazione di Aaron e lo agiterai come offerta agitata davanti al Signore. Questa sarà la tua parte. Consacrerai di ciò che si spetta ad Aaron e ai suoi figli il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Esso apparterrà ad Aaron e ai suoi figli come legge perenne ai figli di Israele, poiché è un'offerta fatta per elevazione. Sarà un'offerta fatta per elevazione dai figli di Israele nei loro sacrifici di riconoscenza. La loro offerta per l'elevazione sarà per il Signore. I paramenti sacri di Aaron saranno dopo di lui per i suoi figli che li indosseranno, all'atto della loro unzione e della loro consacrazione. Quello dei suoi figli che gli succederà nel sacerdozio li indosserà per 7 giorni quando entrerà nella tenda di convegno per fare il servizio nel luogo santo. Poi prenderà il montone della consacrazione e ne farai cuocere la carne in un luogo santo. Aaron e i suoi figli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone e il pane che sarà nel paniere. Mangeranno queste cose con cui è stata fatta l'espiazione per consacrarli e santificarli, ma nessun estraneo ne mangerà perché sono cose sante. E se ne avanzerà carne della consacrazione o pane fino alla mattina, dopo brucerai quel resto con il fuoco. Non lo si mangerà perché è cosa santa. Eseguirai dunque riguardo a Aaron e ai suoi figli tutto quello che ti ho ordinato, li consacrerai in 7 giorni. Ogni giorno offrirai un toro come sacrificio di espiazione per fare l'espiazione. Purificherai l'altare mediante questa tua espiazione e lo ungerai per consacrarlo. Per 7 giorni farai l'espiazione dell'altare, lo santificherai e l'altare sarà santissimo. Tutto ciò che toccherà l'altare sarà santo. Or, questo è ciò che offrirai sull'altare: 2 agnelli di 1 anno ogni giorno sempre. Uno degli agnelli li offrirai la mattina e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Con il primo agnello offrirai la 1/10 parte di un efa di fior di farina impastata, con la 1/4 parte di un hin di olio vergine e una libazione di 1/4 di hin di vino. Il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire. Lo accompagnerai con la stessa oblazione e con la stessa libazione della mattina. È un sacrificio di profumo soave offerto mediante il fuoco al Signore. Sarà l'olocausto quotidiano offerto dai vostri discendenti all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, dove io vi incontrerò per parlare con te.
Lì mi troverò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Santificherò la tenda di convegno e l'altare. Anche Aaron e i suoi figli santificherò perché mi servono come sacerdoti. Abiterò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Li ho fatti uscire dal paese d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Io sono il Signore, il loro Dio. Parola del Signore. Questa parola benedetta, che possa il Signore regnare, vivere e abitare nel nostro cuore. Che Dio ti benedica grandemente. Con la grazia di Dio, io spero che possiamo vederci ancora la prossima settimana per continuare a leggere la parola di Dio insieme. Ma ti faccio un invito di venire a pregare con me ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 7 del mattino, quando c'è Alba Nuova, sempre su questo canale. Per non perdere neanche una puntata, iscriviti su questo canale. Clicca nella campanellina, metti un like, metti un commento, rimaniamo sempre uniti nella parola del Signore. Che Dio ti benedica grandemente nel nome di Gesù.